Ciao a tutte! Allora, oggi vi insegnerò come fare le filigrane di filo di lamè. Allora, ho comprato questo filo che ha del laminato, è viola, e l'avevo preso per usarlo con il tricottino, come si suol dire, ma era troppo grosso e quindi non sono riuscita a fare dei cordoncini, delle cose che volevo fare. E la utilizzerò appunto per fare queste filigrane di fili vari. Ne ho fatte diverse, vi ho messo anche la foto, sono piaciute abbastanza e vi dirò che non è difficilissimo farle. Allora, occorre appunto il filo, un phon o un phon da embosser o embossing, che dir si voglia. Questo l'ho comprato in fiera, mi sembra che l'ho pagato circa una ventina d'euro, ecco, fa calore senza fare aria, ma potete usare anche il phon oppure lasciarlo essiccare all'aria. Allora, e poi serve vinavil diluito in acqua, due parti di vinavil, una parte di acqua. Io l'ho già fatto perché per comodità. Allora, prepariamoci a sporcarci un po' le mani, ma questo non dovrebbe essere un problema. Allora, questo è il nostro filo, noi lo facciamo andare proprio a intingersi nella colla e l'acqua, come vedete proprio farà da stupino e ne assorbirà tanta. A questo punto lo tolgo, io sto usando questa che è una tovaglietta che uso per fare appunto dei lavoracci, per cui non è sicuramente pulita, non è. Però potete usare un pezzo di plastica in modo che non si attacchi al supporto che state usando, quindi plastificato. Poi cosa faccio? Inizio a fare il mio ghirigoro sopra un piano, appunto. Quindi io prendo il mio filo e comincio a fare degli 8. Attenzione, perché il filo io l'ho tenuto circa 1,20 m, 1,30 m, comunque un bel pochettino se ne volete fare bella grande, diversamente più piccolo per farle più piccole, però sicuramente l'effetto è più bello se è molto intrecciato. Quindi allora a questo punto cerchiamo di avere una continuità nel disegno, potete anche usare, se volete, fare dei nodi e usarlo anche annodato, oppure che ne so, adesso qua mi si è fatto uno che non volevo, usarlo intrecciato, insomma, fate un po' voi. Avevo pensato anche alle piattine per soutache, quindi provate anche voi. Io ne avevo una, ma non era adatta perché era di quelle un po' plastificate argento, però sicuramente con le piattine per soutache si riesce a fare qualcosa anche con quelle, quindi se avete dei ritagli, delle cose che non usate, provate a farlo. Ecco, qua sta prendendo un po' forma la mia, appunto, filigrana, comunque la mia forma che voglio dare. Adesso cercherò di appunto non sovrapporle mai, ma di lasciare dei fori. Potete anche cucire degli Swarovski in mezzo, potete attaccare dei gancini sotto, insomma, è molto versatile come cosa. Fare dei fiori oppure usare anche le formine per i biscotti e metterglielo dentro, insomma, provate voi. A questo punto al centro cercherò di fare una spiralina, in modo che proprio si assomiglia a una rosellina. Non è indispensabile, se volete fermare anche così potete farlo. Ecco, io ho lasciato questa anellina qui che servirà per la monachella e sotto magari ne lascio un'altra, così potete anche modellarlo dopo. A questo punto ci laviamo le mani, cosa che non faccio per motivi di tempo, e col phon da embosser, embossing, faccio aria calda, quindi calore, e l'asciugo. Con questo bisogna stare un po' lontani, però io sto più vicina per sentire i tempi.
Potete anche farlo asciugare all'aria. Allora, adesso che l'ho asciugato un pochino, quindi dopo un pochettino che l'avrete lasciato all'aria, bisognerebbe appiattirlo un pochino, è ancora presto perché mi si appiccica le dita, quindi non deve appiccicare assolutamente le dita. A questo punto appiattisco ancora un po' con le mani, lo alzo pian pianino, pian pianino. Attenzione a non distruggere tutto. Se ne dovete fare due per fare due orecchini, fateli insieme perché così riuscirete sempre ad aggiustare il tiro, perché farli in un secondo momento magari non vi vengono precisi, non vi vengono simili. Lo giriamo, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. A questo punto possiamo dare anche una forma con le dita un po' curva, quindi lo mettiamo proprio sulle dita e scaldiamo. Il vinavil, essendo plasticoso, col calore appunto si riesce a modellare, quindi potete lasciarla anche piatta, ma potete dargli anche questa forma un po' incurvata. A questo punto aspettiamo che sia proprio del tutto freddo e o ripassiamo un'altra pennellata di vinavil così sopra tutto, oppure lo possiamo lasciare così, chiaramente dandone un'altra pennellata avremo un risultato ancora più duro, quindi io lo faccio perché solitamente gli orecchini li prendono in mano e sono molli, insomma non va bene. Qua lo lasciamo raffreddare, appunto se gli vogliamo dare una forma anche così possiamo metterlo anche su un cilindretto, che ne so, di plastica, che sia un rossetto, una colla, il stick, eccetera, e lo lasciamo asciugare. Questo è il risultato finale.
Non guardate le mie mani perché adesso sono veramente pietose. Ok. Potete attaccare una monachella, dei ciondoli, un cabochon centrale come ho fatto io con le viola, qualsiasi cosa, oppure lasciarle anche così naturali. Di questi fili ce ne sono di ogni colore, compreso oro, argento, bianco, nero, insomma un po' tutti i colori di moda. Ne avevo fatto anche un altro bianco facendo questa procedura prima col bianco e poi mettendo il filo dorato molto più sottile sopra ancora, quindi potete farlo con due fili, con tre fili, potete farlo più grande tipo medaglione, potete usarli anche sui bracciali, fare un bracciale così e mettere appunto i cordini di qua e di là dal braccio, sbizzarritevi voi, questa è una prova, una piccola prova, ma sicuramente sarà d'effetto. Con questo vi lascio. Metterò magari la foto di quelli viola col cabochon centrale, ma potete benissimo sbizzarrirvi come volete, ciondolini, qualsiasi cosa. Con questo vi saluto e come sempre un piacere, grazie per tutte le visualizzazioni che vedo, insomma, e per tutti gli iscritti che mi seguono. Oggi ho alzato un po' di più la voce, spero che si senta meglio. E niente, alle prossime. Ciao ciao!